chiudere la porta per tuo vergogna. Siamo tornati in diretta con la nostra Giusy. Ciao. Cos'è successo? Ho fatto chiudere la porta. Ma io non lo so, ma cosa devo sentire in collegamento? Bellissimo, ottimo esordio, mi piace. Allora, chi c'è con te? Sento delle voci. Sì, sto a casa di una mia amica. Ma è una voce di bimbo? No. No, forse veramente perché loro con un altro computer ci stanno ascoltando, quindi può essere che è stesso la tua voce. Ma sarà la tua voce di bimba, perché insomma la nostra Giusy che si trasforma, ormai l'abbiamo capito, la sentite qui con questo tono dolcissimo, ma sul palco spalanca tutto, la gola, corde vocali che volano, è tutta un'altra cosa. Allora ricordiamo la nostra Giusy in ballottaggio, attiva di cantare questa settimana con Peppe, il nostro Peppe Baiuso, che non è potuto essere con noi oggi pomeriggio, e quindi e qui è un momento un po' particolare. Sì, un po'. Ma senti, entriamo subito nel vivo, Giusy, io mi chiedevo così, volevo la tua opinione, secondo te... ha avuto a che fare questa situazione, diciamo, col fatto che tu non fossi fisicamente presente? Sì, sicuramente, infatti io l'ho detto anche ai ragazzi, io sono dispiaciuta, però quel poco quanto basta, perché comunque non vedendomi è giusto che, cioè se tu devi scegliere una squadra, ti guardi intorno, vedi le persone che ci sono e scegli. Quindi anche il fatto che io non fossi presente, questo penso che ha influito molto. Quindi comunque era una cosa che tu in qualche modo ti aspettavi. Veramente io non lo sapevo che c'erano queste squadre. Perché l'ultima notizia che ho visto sul gruppo, diciamo sul nostro gruppo che ci teniamo in contatto per dirci le cose, era che i primi due classificati avrebbero avuto questa grande responsabilità, però non sapevo di che cosa si trattava. Eh beh certo, c'è stato il sorpresone poi fino alla fine effettivamente. Sì. Comunque tu ricordiamo che sei stata assente comunque per problemi improrogabili, ecco, sì, di salute. Ovviamente adesso diciamo agli ascoltatori che va tutto bene. Sì, tutto benissimo, anzi. Rassicuriamo gli ascoltatori. Sì. Però insomma comunque non avresti potuto essere lì, insomma, erano impegni comunque improrogabili. Sì. E tu comunque credo che tu avessi comunque il sentore che in qualche modo la tua assenza poteva venirti contro, non so. Sì, questo sì, l'avevo intuito. È un'altra cosa essere lì. Sì, sicuramente, vabbè, perché vivi le situazioni, quindi stando lontane è diverso. Allora guarda, qua non siamo a C'è posta per te, non facciamo normalmente sorprese e cose del genere, però ti devo dire che un amico che ti vuole dire qualcosa c'è. Sì. Adesso lo sentiamo perché voleva parlarti ed è qui. Jerry, ci sei? Jerry! Ecco. Ciao. Gerardo Orlando, anche lui di Ti va di cantare, voleva dirti qualcosa. Vai Jerry. Allora, innanzitutto come stai? L'intervento come è andato? Bene, bene. Mi dispiace tantissimo che sei al ballottaggio. Jerry, scusa, abbassa un po' il volume, abbassa il tuo volume e avvicinati. Senti, va ho bene. Detto mi dispiace tantissimo che sei al ballottaggio, Giusy. Niente, spero che vada tutto bene, eh? Grazie Jerry, lo so che ti dispiace, a me dispiace andare in squadra contro di te. Ale devi sapere che io e Giusy abbiamo legato veramente tanto. Lo so, ci teneva tanto, Jerry mi ha contattato proprio stamattina per poter intervenire, insomma abbracciarti virtualmente, insomma. Che bello. Vabbè, ti voglio bene Giusy, ti lascio i tuoi chatti. Grazie Jerry, pure io ti voglio bene. Ciao Jerry. Grazie Ale, un bacio a tutti. Ciao. Ciao. Vedi però le persone che ti vogliono bene. Poi con Jerry non lo so, è nata questa cosa proprio, è poco che ci conosciamo, però è un vero amico,
Lo voglio bene, sì. E io ho visto che comunque fra di voi ci sono parecchie persone. Sì, che... sì, sì, abbiamo legato tra di noi. Ma secondo te questa cosa influisce proprio sulla gara, su questo senso un po' di competizione? Ale, guarda, per il fatto che c'è l'amicizia dovrebbe nascere una sana competizione. Diciamo che aiutarsi dove c'è stato lo sbaglio, darsi dei consigli, fare delle critiche, come si dice sempre, non la critica costruttiva. Poi siamo tutti nella stessa barca e è una grande occasione questa per noi per farci conoscere, ma è anche un grande gioco, gioco futile. Come ti posso spiegare? È una cosa bella dove noi ci mettiamo in gioco, noi ci mettiamo in discussione per far vedere chi siamo e quanto valiamo. Ma guarda, a proposito sempre della competizione in sé, sì. C'era Peppe che lamentava il fatto che secondo lui in qualche modo è proprio la sua vocalità, sì. il suo ventaglio di toni bassi lo portavano a essere un po' discriminato, diciamo, nel senso che piacevano di più i toni alti, quelli che riuscivano ad avere un ventaglio maggiore di toni alti. Tu in qualche modo senti che c'è qualcosa, non magari nella tua voce, ma magari nel tuo modo di essere legata per esempio al teatro, perché tu hai una voce molto, tra virgolette, teatrale, che sta bene nel musical, eccetera, che può in qualche modo, non lo so, renderti un po' rispetto agli altri, no? Meno gradita, come dire. Sicuramente, anche perché, cioè credo che quello che ha detto Giuseppe è vero, perché noi in giuria abbiamo delle persone competenti, quindi loro anche quando la canzone è di tonalità bassa e si sentono questi bei bassi, loro capiscono che è una gran bella voce e quindi ti danno un voto buono. Il pubblico purtroppo, Ale, è così, a volte non lo capisce, piace chi urla, piace chi ostenta. E quindi anche questa a volte a me può non mi giova, perché io comunque, oltre a salire molto, io ho anche dei bassi che si sentono molto. Cioè io, se la canzone è bassa, ci sto bene comunque. E questo però a volte non piace, non mi giova. Ma io è proprio come tipo di vocalità tua, che è molto educata proprio al teatro. Sì, può non piacere. Quindi secondo te questa cosa gioca, influisce un pochino sul voto da casa? Sì. Poi per quanto riguarda invece il fattore, ecco, dell'amicizia proprio fra di voi, di cui parlavamo prima, mi veniva in mente proprio nella prima edizione avevamo due fidanzati. Ah, sì, li conosco. Io ricordo che verso la fine lei un pochino, adesso non ricordiamo i nomi, diciamo che non ricordiamo i nomi, però perché loro poi non pubblicizzavano molto il fatto che fossero fidanzati, lo sono ancora e vanno avanti tranquillamente. Però lei era un po' restia a dare il meglio di sé, perché quasi come se volesse favorire un po' lui, era molto protettiva nei confronti di lui. Ora, questo è un po' un discorso un po' esagerato per quanto riguarda i vostri legami, la vostra amicizia, però che ne so, secondo te anche fra amici ci si può trovare in una situazione del genere, in un talent? Non lo so, mi metti in difficoltà, perché è così una cosa difficile e personale, cioè molto personale, dipende anche il tipo di rapporto che c'è con questo amico. Metti che proprio si instaurasse un rapporto di amicizia, quasi, io poi parlo sempre delle persone un po' più protettive, soprattutto verso, sai, quelli un po' più piccoli, no? Secondo te si può verificare o comunque nella gara si azzera tutto il resto? Difficile. Sì, potrebbe verificarsi, potrebbe verificarsi anche in questa edizione. C'è qualcuno che guarda, c'è qualcuno che mi manda il messaggio sì, c'è Gerardo che ancora ci sta ascoltando, mi scrive via Skype, sì, sicuramente sì, credo di sì.
Ma tu hai individuato qualche gruppo o qualche coppia particolare di amici o di persone che hanno un rapporto un po' più stretto, insomma, in un mese si sono potuti avvicinare a questo livello? Ti chiamo come talpa in questo momento. Che se, come coppia, no, non credo che ci sia una coppia. Come gruppo sì, però forse perché già venivano da fuori, che si conoscevano. E si potrebbe verificare una situazione di protezione di quel tipo, secondo te, a occhio, così? Beh, No, secondo me quel gruppo no. insomma, meno male, per fortuna, perché sennò la gara ne soffre un po', effettivamente. In quel gruppo secondo me Ma senti un po', tu come ti sei, che sensazioni hai per domenica? Tu proprio su di te. Ale, lo so, perdo. Perché cioè, parlano i voti sulla pagina di Facebook e poi perché voglio dire lui è circa 200 mi piace in più a me, ha circa 200 mi piace di più. Insomma, non si può dire perché c'è Beh anche sì, ci sono gli l'SMS. SMS che io do fiducia agli SMS perché ho un pubblico che mi vota con gli SMS, questo l'ho capito durante anche le puntate, perché di solito c'era sempre questa, come ti devo spiegare, si riscontrava questo, che avevo pochi voti con il Facebook e tanti magari con gli SMS. Vabbè, Giusy, è una tua sensazione e ti Sì. porterà comunque a comportarti di conseguenza, magari avere più carica, perché Sì, sì, conoscendoti. sì, sì. Va bene, Giusy. Allora noi ci vediamo domenica e vedremo quello che succederà. Va bene, voglio dire l'ultima cosa, mi dispiace di andare in ballottaggio con Giuseppe, perché anche con lui si stava creando un'amicizia, ci trovavamo su delle cose, parlavamo ogni tanto e mi dispiace davvero. Però, come dico a tutti, Giusy, ricordati tu, Giuseppe, tutti quanti, quando uscite non è finita, è solo l'inizio. Ah sì, Ale, sicuramente, sì, è così. Perfetto, allora Giusy, io ti abbraccio forte, in bocca al lupo e ci vediamo domenica. Ciao, Ok, ciao a tutti, ciao Ale. Giusy. Ciao, ciao. Perfetto, allora salutiamo la nostra Giusy, la vedremo domenica, ti va di cantare in prima serata alle 9 e le mando al volo un bacio dalla nostra Ale regia virtuale che mi raccomanda proprio di salutarla. Noi siamo in chiusura, adesso ovviamente c'è Alex Lai con il suo Music Files, noi ci sentiamo lunedì e ci vediamo, ti va di cantare domenica, Italia mia, ciao!